want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Bella mattinata di metà primavera, non faccio proprio l'alba, sono venuto abbastanza presto, in tranquillità. Oggi vado a caccia di Pokémon, mi piace dire così quando in cerca di verde, un'arcatura di verde. Se mi trovo qualche mangianza, naturalmente ho la canna da spinning pronta così. Ma diciamo che stamattina la cosa principale è la ricerca dei predatori di fondo, delle canne verticali, e vediamo GoPro arresta video. Benvenuti in questo nuovo video. Come ho già detto, in questa mattinata voglio dedicarmi con il kayak alla pesca in verticale, alla ricerca delle cernie. Ero andato proprio con questa intenzione quella mattina. In questo momento sto guardando sull'ecoscandaglio perché mi sembra ci sia una buona marcatura. Ed infatti decido di calare la mia canna più leggera. La marcatura non mi sembra grandissima. Ho un black minnow, misura 4, e faccio scendere l'esca giù. Ascoltate che silenzio che c'è in mezzo al mare quando non ci sono barche e si è un po' lontani da riva. No, cazzo di troia. Come avete visto, purtroppo ho sbagliato completamente l'approccio sia in ferrata che nella parte finale della calata, perché non ho tenuto sostanzialmente correttamente in tensione il filo e quindi non mi sono accorto della mangiata. Di conseguenza la ferrata è andata quasi a vuoto ed il pesce si è slamato. In questo preciso istante decido quindi di prendere il punto dove ho avuto la mangiata e di ritornarci immediatamente dopo, però pescando con la canna un po' più dura, in maniera tale da avere più contatto con l'esca sul fondo, siamo su circa 30 metri di fondale, e riuscire, magari se mi ricapitano e quindi se sono di nuovo lì, a afferrare le cernie che sono sotto il mio kayak. Ok, recupero l'esca e ritorno sul punto per poterci riprovare. A conferma del fatto che sia stato un pesce, si vede che il black minnow è completamente appallottolato su se stesso. Quindi la decisione di ritornare sul punto ormai è stata presa. Rimetto a posto il black minnow. Faccio un'altra calata. Ma siccome non ho nessuna tocca, decido di recuperare e di ritornare esattamente sul punto dove aveva avuto le toccate precedentemente. Giro col kayak, faccio manovra e grazie al mio ecoscandaglio riesco esattamente a ritornare lì dove ero prima. Nella pedalata di ritorno riesco ad essere molto preciso
perché per fortuna il mio eco ha una funzione, che è quella di ritornare indietro, come se potessi praticamente riavvolgere il nastro. Questa cosa mi permette di poter ritornare preciso preciso laddove ero stato, confrontando anche quello che è, diciamo, la disposizione sotto di me di quello che avevo visto precedentemente. Ottima funzione che permette, come vedete, pian piano di riavvicinarmi e scoprire che nel punto dove avevo avuto la toccata sembra che ci siano ancora presenti delle belle marcature. Quindi arrivo piano piano per posizionarmi esattamente dove intravedo le marcature. Questo avvicinamento molto lento mi permette di andare sul punto in maniera molto precisa. Ed è qui che avevo già deciso di farlo, ma sono convinto di utilizzare la canna più dura, con il mulinello più grosso, per poter avere una maggiore certezza nella ferrata e una migliore ferrata, perché la canna è sicuramente più reattiva dell'altra con cimino pieno. Ok, calo sempre un black minnow e vado giù. Belle, belle, belle. Queste sono belle pesce. Bello. Bellissimo pesce. Naturalmente, anche se ho ferrato bene, come vedete sto praticamente facendo staccare dal fondo il pesce, la mia voglia di riprendere in 360 gradi e il fatto di non aver aperto il guadino mi costringono praticamente a fare questa mossa poco poco azzardata. Per fortuna il pesce ha lamato bene e quindi non lo perdo, però sono costretto ad aprire il guadino e a far partire la 360. Ok, posso far salire il pesce. Bella, bella cernia, bella chissà, bella. Ok, vi faccio rivedere tutta l'azione dalla cam a 360, eccola qui. Generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control.
quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ok, si rientra dopo una mattinata davvero bella, catturato da subito, ho avuto una bella botta sulla canna più leggera, ma purtroppo due botte, anzi la prima e la seconda ho purtroppo perso il pesce. La prima non mi ero nemmeno accorto fosse una mancata. Credo che la canna più leggera l'ho utilizzata in maniera diversa, perché ho perso troppi pesci in quel modo. Mentre ritornando sullo stesso punto, poi che avevo segnato con l'eco, sono riuscito ad avere di nuovo lo strike e questa volta la gente per risalire. Bellissima emozione ogni volta catturare i pesci in verticale dopo averli marcati, è eccezionale. Sto rientrando, si è alzato un po' di vento, ma niente di che. Mentre rientro faccio un po' di traino, c'è qualche marcatura, provo a calare nel frattempo e ci vediamo alla prossima. A proposito, ho visto, è saltato davanti un piccolo pesce spada, vediamo se si vede nel video, l'avete già visto. Bello spettacolo della natura come la tartaruga. Alla prossima, se vi piace il video un bel like, condividete e iscrivetevi al canale.